Restiamo a Teramo per parlare di assenteismo. Sono indagati sei impiegati della Procura della Repubblica e del Tribunale. Ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio, Luca. Come stanno commentando sulle pagine social di Rete 8 questa notizia? Intanto, Gigliola, inquadriamo la notizia pubblicata questa mattina sul quotidiano Il Centro, rilanciata anche da noi sul nostro sito www.rete8.it. A seguito di scrupolose indagini sono stati individuati sei dipendenti proprio della Procura della Repubblica che, insomma, avrebbero timbrato i cartellini e poi si sarebbero assentati dal lavoro, o addirittura avrebbero anche timbrato cartellini di vari colleghi. Identificati sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni e certificazioni. Sono irripetibili i commenti, Gigliola, di molti dei nostri amici. Sono arrivati tantissimi commenti. Insomma, c'è sconcerto, soprattutto perché parliamo non solo di dipendenti statali, ma anche di dipendenti di una struttura come quella della Procura della Repubblica, che dovrebbe essere in qualche modo una struttura di grande rispetto e dove, considerando anche le problematiche legate alla macchina della giustizia nel nostro paese, dove si dovrebbe lavorare alacremente, con passione, cercando di fare al meglio il proprio dovere, proprio a seguito delle lungaggini della giustizia italiana. Così non sarebbe stato per questi sei dipendenti. Il popolo social non ha certamente lesinato critiche nei confronti di queste persone. Ovviamente va tutto accertato e nei prossimi giorni il PM Mancini sarà più preciso da questo punto di vista. Il Tribunale si esprimerà anche in questo senso, ma il segnale non è un bel segnale. Avevamo un po' dimenticato un po' questo cattivo modo di fare il proprio dovere. Ricorderete tutti la vicenda di Sulmona di qualche anno fa. Ci ritroviamo, insomma, a dover raccontare nuovamente un episodio del genere che, insomma, lancia un segnale non proprio positivo, e il popolo social di Rete 8 lo sta sottolineando abbondantemente. A te, Gigliola.